Il campo agricolo è stato terreno fertile, oltre a piante e cibo, per miti e leggende, utilizzati per spiegare le ragioni misteriche attorno al ciclo della vita, ben prima che la microbiologia e chimica organica fossero delle parole conosciute. Tra queste storie spicca quella delle Tres Hermanas, tre sorelle che, racconta il mito della tribù degli Irochesi, vivevano felicemente in un campo e, amandosi così teneramente, diventavano più forti. Quelle tre piante incarnavano in realtà gli spiriti di mais, zucca e fagioli, gli ingredienti alla base dell'alimentazione irochese. A volte misteriche e oscure, altre vere e proprie celebrazioni della vita. Questo genere di narrazioni ci mette in contatto diretto con il nostro passato e ci trasmette la necessità di coltivare un profondo rispetto per la natura. Quell'idea di dare e avere che, oggi, ispira nei suoi valori l'agricoltura biologica, ma anche alcune delle sue azioni. Le Tres Hermanas, oltre che una grande storia di sorellanza vegetale, sono, infatti, considerabili fra i primi esempi di consociazione varietale, una delle risorse più importanti per un metodo di coltivazione ricco e sostenibile. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Anche se si parla sempre meno di spiriti e molto più di chimica organica, la consociazione fra zucca, mais e fagiolo continua a essere applicata ancora oggi, per via dei grandi vantaggi in termini produttivi, fornendo tre prodotti contemporaneamente, ma anche per i suoi benefit sul suolo e per le piante stesse. Questo avviene grazie a una serie precisa di azioni e connessioni che sviluppano tra loro le tre piante. Il mais, lo spirito più antico nella leggenda, è il primo essere piantato perché, crescendo, fornisce la struttura su cui si arrampicherà il fagiolo. Questa sorella mediana, grazie ai suoi viticci, stabilizza il mais stesso e arricchisce il suolo di azoto, permettendo la crescita della sorella più giovane. Le ampie foglie della zucca ombreggiano invece il terreno, conservando meglio l'umidità e limitando la crescita di erbe infestanti. Uno studio della Cornell University di New York ha dimostrato che le tre sorelle, se coltivate assieme, producono più calorie e proteine, con effetti sul suolo pari al più 32% di rapporto fra carbonio e azoto rispetto alla loro coltivazione in singolo, aprendo a ulteriori possibilità di sviluppo. La consociazione è una pratica tutt'oggi utilizzata, e non solo per le Tres Hermanas, ma anche con altre varietà di vegetali. La sorellanza e, quindi, la semina di specie diverse nello stesso campo consente diversi vantaggi agricoli, non solo in termini di nutrienti. Nel caso di carote e cipolle o di cavoli e fiordaliso, ad esempio, la loro vicinanza aiuta a tenere lontani i parassiti reciproci, grazie ai meccanismi di difesa naturali delle piante, o attirando insetti benefici e impollinatori. Tra fragole e fagiolini, invece, si crea uno scambio di sostanze organiche, mentre nel caso di pomodori e menta, la consociazione ha anche un impatto positivo sul sapore. La seminazione consociata rientra all'interno della programmazione del campo, un momento fondamentale per l'agricoltura biologica, che determina la riuscita del raccolto e anche la salvaguardia del terreno e delle coltivazioni successive. Ogni agricoltore biologico, infatti, stabilisce all'inizio la propria produzione. Questo significa tenere conto della rotazione ciclica dei terreni attraverso la suddivisione del campo in zone di coltivazione e di riposo, che vengono lasciate libere per permettere al terreno di trovare un equilibrio prima del raccolto seguente. Per quanto siano miti o leggende, la storia dell'agricoltura è piena di racconti come quello delle Tres Hermanas,
Soluzioni ingegnose che, pur senza i mezzi tecnologici di oggi, riuscirono a portare benefici, sfruttando al meglio ciò che la natura offriva. La consociazione, infatti, non è solo una strategia o una scelta di programmazione delle culture, ma rappresenta il principio fondamentale della biodiversità e della vita di un intero ecosistema, un tema che approfondiremo nel prossimo episodio. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.